Se hai bisogno di archiviare file o eseguire il backup del tuo PC, allora avrai bisogno di un hard disk esterno. In questo video ti darò dei consigli utili su come scegliere l'hard disk giusto in base alle tue esigenze e recensirò degli hard disk esterni che ho acquistato su Amazon. Tutti i prodotti che vi presento prima li testo personalmente e poi li recensisco. Per ulteriori approfondimenti ti consiglio di leggere l'articolo che ho scritto nel mio blog marcofumo.com. In descrizione ti lascio il link. Le caratteristiche che devi prendere in considerazione e che ti consiglio di attenzionare prima dell'acquisto del tuo hard disk esterno saranno le dimensioni, l'interfaccia e la connettività, il ciclo di vita del disco, che è pure molto importante, e il rumore che può generare nel corso del suo utilizzo. Intanto chiariamo subito la differenza fondamentale tra gli acronimi HDD ed SSD. L'hard disk che vedrai indicato con l'acronimo HDD è un dispositivo sempre di memoria di massa, però di tipo magnetico, che utilizza uno o più piatti magnetici in maniera tale da poter memorizzare tutti i file, i programmi e i sistemi operativi presenti in un determinato computer. SSD deriva dall'acronimo inglese Solid State Drive, in italiano significa unità a stato solido, che al posto dei piatti magnetici, delle testine e dei motori utilizzati sui classici hard disk, impiega una recente memoria allo stato solido, conosciuta come memoria flash, cioè proprio come quella che viene impiegata nelle chiavette USB. Detto questo, cominciamo dalle dimensioni. Anche qui troverai indicato o 2,5 pollici come questo o 3,5 pollici. Se viaggi spesso per lavoro o studio e quindi avrai bisogno di portare con te sempre l'unità esterna, allora scegli un hard disk da 2,5 pollici autoalimentato. Invece, se lo puoi lasciare nella tua postazione, scegline uno da 3,5 con alimentatore separato da collegare a una presa elettrica. In compenso, questi avranno una velocità di rotazione generalmente più alta, si parla di 7200 rpm contro le 5400 rpm dei dischi da 2,5. E inoltre, mediamente, sono più economici. Seconda caratteristica, interfaccia e connettività. La maggior parte degli hard disk portatili presenti sul mercato è basato sullo standard USB 3.0, il quale assicura una velocità di trasferimento dei dati fino a 5 gigabit per secondo teorici. Un altro standard da tenere in considerazione è quello Thunderbolt, che però allo stato attuale non è molto diffuso e si trova esclusivamente sui computer di casa Apple. La tecnologia Thunderbolt, nel momento in cui stiamo realizzando questo video, si è evoluta fino alla terza generazione e ogni generazione supporta una velocità di trasferimento dei dati differenti. La Thunderbolt 1 arriva fino a 10 gigabit per secondo, la Thunderbolt 2 fino a 20 gigabit per secondo e la Thunderbolt 3, testata personalmente, fino a 40 gigabit per secondo. Ad ogni modo, allo stato attuale, la scelta migliore rimane quella legata agli hard disk USB 3.0, i quali assicurano il massimo livello di compatibilità con computer e dispositivi, sono molto veloci e non costano tanto. Terzo fattore da considerare, ciclo di vita utile. Questo i produttori non ve lo diranno, ve lo dice il Prof. Fu. Esistono due fattori che incidono sulla vita dell'hard disk esterno: l'utilizzo e le rotture accidentali. Un hard disk classico ha una vita più lunga rispetto a un hard disk SSD.
L'SSD, e i produttori, ripeto, non ve lo diranno, ha una vita limitata e questa vita viene conteggiata in accessi e scritture. Anche se oggi la tecnologia Trim ha limitato questo problema. Un'altra cosa da tenere in considerazione è che l'SSD non possiede parti meccaniche e ne evitano l'usura delle azioni meccaniche e le rotture accidentali. Altro fattore da tenere in considerazione, il quarto, è il rumore. Per gli amanti del silenzio, la tecnologia SSD azzera il problema. Non avendo dischi che girano e parti meccaniche in movimento, il rumore è inesistente. Quinto fattore, la cache, cioè la memoria in cui il disco archivia temporaneamente i dati scritti o letti di recente, in modo da velocizzarne il caricamento. Il valore della cache viene espresso in megabyte. Un altro fattore da tenere in considerazione è quello dei software forniti dal produttore. Adesso, durante la recensione, vedremo quali sono questi software. Molti hard disk portatili vengono forniti con dei software per automatizzarne il backup dei dati o farli confluire negli storage online. Conclusione. Se il tuo problema principale è archiviare una grossa mole di dati, è consigliabile ripiegare su hard disk esterni classici, sia per le dimensioni sia per il rapporto costo minore fratto maggiore gigabit disponibili. Consiglio invece un disco allo stato solido, l'SSD, soprattutto a chi ha la necessità di avere un computer performante ed ultra veloce nell'elaborazione dei dati. Non solo, è consigliabile montare un disco SSD, quei notebook o Mac che viaggiano spesso, appunto per evitare rotture dovute a urti e quindi per poterli portare ovunque. Passiamo adesso agli hard disk che ho acquistato. Quasi tutti gli hard disk che ho acquistato sono della Western Digital, un marchio, una garanzia. Chiarisco che non sono stato pagato dalla Western Digital per dire questo, però se la Western Digital mi volesse regalare qualche prodotto da recensire, sono a disposizione. Western Digital da 8 TB MacBook Duo. In questo hard disk avremo il RAID 0 subito pronto per l'uso. Poi magari sul RAID faremo un video tutorial a parte. La capacità è di 8 TB e misura 16x10x18 cm. Pesa 2,350 kg. Costa un po' troppo, va molto bene su Windows, però a me personalmente sul Mac mi ha dato qualche problema. Passiamo adesso agli hard disk da 2,5 pollici. Western Digital da 4 TB My Password for Mac. Ne avevo già parlato nel mio precedente video tutorial su come fare il backup nel tuo Mac con Time Machine. In descrizione ti lascio il link. La capacità è di 4 TB, la velocità di lettura è di 130 MB al secondo. È presente il software Western Digital Discovery che consente di collegarti ai più diffusi social media e servizi di archiviazione. E inoltre potrai importare, organizzare e condividere senza problemi video, foto e documenti per creare anche copie di backup delle attività online sui social. Seagate OneTouch da 1 TB. Sembra un hard disk esterno da 2,5 pollici. La capacità, come già vi avevo detto, è di 1 TB. La velocità di lettura è di 120 MB al secondo. Inoltre, con l'acquisto di questo hard disk avrai l'abbonamento gratuito di un anno a Milio Create, che con un'interfaccia molto intuitiva ti darà la possibilità di modificare e gestire le tue foto.
Inoltre, con l'acquisto di questo hard disk avrai gratuitamente un abbonamento di 4 mesi al piano Adobe Creative Cloud Photography. Si pronuncia così. C'è una garanzia di 2 anni e inoltre, sentite bene, ci sono 2 anni di servizi recupero dati Rescue inclusi. Qualora accidentalmente dovresti perdere i dati, collegandoti al server della software house, potrai recuperarli. Quali sono le dimensioni? 1,8 cm per 7,8 cm per 11,5 cm. Si può tenere nel palmo di una mano e pesa 148 grammi. Mi sono trovato così bene che ne ho acquistato un altro della stessa serie, ma con una capacità di archiviazione maggiore. Facciamo l'unboxing. Eccolo qua. Seagate da 4 terabyte. Questo rispetto al primo è un po' più grande e pesa 130 grammi in più. Avrà il cavetto in dotazione, sono tutte e due qua. Seagate One Touch da 1 terabyte, Seagate One Touch da 4 terabyte. Comunque sono tutte e due molto compatti, si possono tenere sul palmo di una mano. Gesu da 2,5 pollici. La Gesu non è proprio specializzata come la Western Digital nella produzione degli hard disk esterni, infatti in questo la componentistica e i chip che sono dentro sono della Seagate. Io l'ho acquistato proprio per il colore bianco che quando è uscito era in edizione limitata, per metterlo nella scrivania dello studio dove ricevo i miei clienti. Lo uso solo per conservare i loro fascicoli. La capacità è di 200 GB. Evidentemente come capacità di archiviazione non è un granché, ma ha una super velocità di lettura di 5 gigabit al secondo. Come velocità di lettura è una vera e propria bomba. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, condividetelo, se volete supportarmi iscrivetevi al mio canale e non dimenticate di cliccare sulla campanellina per non perdervi l'uscita dei miei prossimi video. Ci vediamo alla prossima, ciao!